Ciao a tutti ragazzi, siamo qua insieme a Luciano e a Fabris di Sim Driver sulla pista di Algarve con le piste, con le auto GT3, due Porsche e una McLaren. Andiamo a tavoletta. 5 giri. Salutiamo ragazzi. Fabris. Ciao ragazzi, 5 giri insieme, come diceva Alex, Luciano, che lui purtroppo non ci sente, non è collegato. Siamo collegati insieme ad Alex. Tutto pronto qui ad Algarve in Portogallo. Si parte. 3, 2, 1. Parte bene. Non hanno lo spunto che hanno le due Porsche, la McLaren. Sono un po' più leggere. Pista bellissima, tantissimi sali e scendi. Ma si mette dentro, e sfrutta la scia doppia, la doppia scia, ma sono un pochettino lontani. Quarta, frena, bravo. Sta macchina negli bassi, i regimi, muore un pochettino. Negli alti però scatena tutta la sua potenza. Stava girando, madonna mia. Sali. Qua si scende. E poi ti butta dentro la macchina. Se ne stanno andando. Luciano aggressivo, cioè molto pulito, ma conosce molto bene la pista. Mi sono girato. Fabris largo, vediamo se approfitta Luciano. No, sta lì molto all'interno. La macchina. E lotta aperta ancora con Luciano. Sfrutta la scia Luciano. 2.50, sono al limite. Limitatore acceso per il Fabris. Bravissimo Luciano. La macchina dopo mezz'ora. Bella lotta con Luciano. Si vede che conosce molto bene il circuito. Qualche curva impostata in modo diverso, ma è lì. Fabris è uscito meglio qui sul sali e scendi. Lungo il Fabris, vediamo se riesce a uscire un po' più veloce. Riesce a staccarlo. E Alessandro, l'abbiamo perso in cammina di commento. Mi sono girato di nuovo. Sta macchina fa veramente pietà. Pensavo fosse una grandissima macchina, invece è dimostrata una macchina scadente. Non mettiamo mai in dubbio le capacità del pilota, ovviamente. È grandissima colpa di Alessandro De Luca, non sa guidare. Non è vero. Luciano mi muore proprio sta macchina. Luciano, ti stai perdendo una gara. Luciano attaccatissimo al Fabris, sono due giri fantastici. Vediamo qua inquadratura da dietro, però io sono corto con il cambio. Un po' largo il Fabris, attenzione alla commissione di gara, infatti mi dice di rallentare, è normale, e io dovrò far passare sicuramente Luciano, e infatti, però esce fortissimo il Fabri,
affiaccato sulla destra. Attenzione, Luciano però ha il favore di traiettoria. Vediamo, stacco un po' prima, vediamo se riesce a incrociarlo. Bellissima la lotta tra i due. Mamma mia, Alex, manchi solo tu. Purtroppo bisognerebbe rifare la gara per restare di nuovo con voi, perché ho 40 secondi di distacco. Ma è troppo bella per abbandonare, perché Luciano qua sta veramente andando forte, gli faccio i complimenti. Anche se Algarve mi piace particolarmente, però devo dire che qua Luciano con questa GT3 se riesco a anticipare. Largo Luciano, largo. Fabris può approfittare, ma è andato largo, forse non è andato così a suo sfavore. Siamo larghi tutti e due. Prova a stringere all'interno il Fabris per correre meno tracciato, via dietro in scia. Rampeggia il Fabri, gli mette la pressione. Sono al limitatore però. No, 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 no. Fa la gaffe il Fabri, fa la gaffe. Cede la posizione. Girato. Gli ho dato una botta. Non mi aspettavo che frenasse in quel modo lì. Ma si riparte, tutto come prima. Vai, aspirazione del Fabri, vediamo se prova qui. È lontano. Va un po' largo. C'è stato un momento di lag. Pensavo poter passare. Siamo molto vicini. Gara molto molto interessante dal punto di vista sia sportivo che agonistico. Luciano qui è davvero molto forte, a padronanza. Mi sono attaccato, attenzione, la scia verrà a disturbare comunque la mia aerodinamica. Attacco all'interno del Fabris. Mamma mia, siamo attaccati uno accanto all'altro. Mamma mia, che ti stai perdendo, Alessandro. Qui goduria per gli occhi degli sportivi amanti della simulazione di corse. Luciano sta facendo una gara incredibile. Ultimo giro. Come on, dice il mio ingegnere di pista. Sono molto molto vicino all'interno il Fabris. Vediamo se riesce a uscire più veloce. No, si gira un po', perde il controllo, ma riesce a ritrovare il grip subito. Trazione per il Fabris. Va all'interno, è uscito più rapidamente. Favore della traiettoria per il Fabris. Staccatona all'interno. Ah, forse largo. Riesce a chiudere. Ah, incrocia bene. Incrocia bene Luciano. Bravissimo. E qui deve stare largo il Fabris e cedere il passo. Mamma mia, che gara! Ringrazio Luciano per queste emozioni in gara, in pista, qualsiasi sia il risultato, perché non gliene frega niente a nessuno. Oh, toccatina del Fabris. Sta interpretando questa gara ed il circuito in modo magistrale, Luciano. Allunga la frenata del Fabris, lo tocca. Deve cedere il passo, una questione di sportività. E ora a margine Luciano sta largo. Attenzione, vediamo se possiamo sfruttare. Troppo tardi, ultima curva. Grande Luciano, ti faccio i complimenti, ti stringo virtualmente la mano. Hai fatto una gara
impeccabile, hai studiato bene l'avversario e l'hai portata a casa. Bravo Luciano, grande gara, mi sono stradivertito. E infatti va a festeggiare al muretto, grande. Fantastica gara ragazzi, onestamente molto molto bella. Peccato per Alexandro che ancora una volta manca l'appuntamento di questa mega gara 3. Io intanto salvo il replay in diretta per poter fare video editing degno di nota. E io ragazzi vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, a me e ad Alexandro che purtroppo è uscito fuori pista in questa fantastica gara. Noi ci vediamo al prossimo video da Fabris e da Alex. Alla prossima, ciao!